Ci troviamo di fronte al campo sportivo di Morzola, dove nelle prossime settimane verrà inaugurato il nuovo Morzola Sporting con le nuove tribune, nella speranza poi che l'inaugurazione possa venire anche dopo questo momento che stiamo vivendo. Un momento molto molto complicato per tante attività sportive. Ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport Mirko Calzolari qua di Vallefoglia. Tante attività hanno continuato, come ad esempio la pallavolo, come ad esempio il calcio. Tante attività invece, soprattutto per i più giovani, sono in sofferenza. Alcuni che non sanno se poter continuare, altri invece che devono smettere. Chi sta soffrendo di più sono magari anche gli sport, tra virgolette, chiamiamoli minori, che magari hanno meno iscritti. Ma sentiamo le parole dell'assessore. Sì, proprio questi giorni col sindaco stiamo decidendo quando fare l'inaugurazione, i lavori si stanno terminando, stanno volgendo al termine, siamo molto soddisfatti di quello che dell'obiettivo raggiunto, insomma, un campo sintetico 100x60 che permette di giocare fino a categorie importanti, con una bella tribuna, un'illuminazione nuova LED, quindi sarà un bel luogo di ritrovo quando tutto sarà più possibile con i ragazzi, un luogo di socializzazione, di convivialità e soprattutto di sport, di attività fisica per i molti giovani del nostro territorio. Quindi a breve ci sarà l'inaugurazione, un risultato importante, un campo dove abbiamo un contratto trentennale dell'utilizzo con la parrocchia, quindi siamo soddisfatti del risultato che si sta ottenendo, in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda le attività sportive, molte sono riprese, la pallavolo, il calcio con l'Atletico Gallo col Bordolo, e molte riprenderanno anche in questo fine settimana, alcune invece hanno dovuto interrompere prima di ricominciare a causa del nuovo decreto. Sì, un equilibrio complicato con questa pandemia che tutti conoscete. E le attività più importanti, le squadre più di categorie elevate, insomma, hanno iniziato anche le loro attività agonistiche. Ad esempio la Mega Box ha iniziato il proprio campionato in Serie A2 di pallavolo con ottimi risultati, e il prossimo fine settimana vedrà anche un incontro importante, un quasi derby con San Giovanni in Marignano. Anche nel calcio l'Atletico Gallo col Bordolo ha già iniziato il suo campionato di eccellenza, e invece in promozione l'Azzurra K Sport Montecchio inizierà proprio questo fine settimana con l'esordio casalingo. Naturalmente mantenendo le distanze, rispettando tutti i protocolli, e da questo punto di vista tutta l'attività sportiva giovanile vive un momento un po' delicato. C'è la volontà, la voglia dei ragazzi, insomma, di partecipare, di uscire, di fare aggregazione, e nel contempo c'è da rispettare tutte le normative e i protocolli che le federazioni hanno imposto, giustamente, e di cui bisogna stare molto molto attenti. Quindi è una buona situazione da macchia di leopardo, alcune attività giovanili possono svolgere anche i loro campionati, altre sono state interrotte, e quindi questa è la situazione al momento. E come vedete in tutte le situazioni della vita quotidiana, insomma, ci sono aggiornamenti settimanali, siamo in attesa anche di nuove direttive da parte delle federazioni.